Allora, buonasera a tutti, questa è la seconda. Ciao a tutti, questa è la seconda intervista per quanto ci riguarda, e voi sarete il secondo gruppo a esibirvi. Innanzitutto, come vi sentite a iniziare questo percorso? Abbastanza emozionati, chiaramente, anche perché la band, come puoi vedere, è formata da ragazzi abbastanza giovani, tranne il sottoscritto, per cui c'è molta emozione. Ma comunque la voglia di suonare più forte dell'emozione. Allora, io spero di essermi informata per bene, che voi siete tutti in famiglia, o mi sbaglio? Quasi. E dunque, io ho due nipoti, la cantante e il batterista sono i miei nipoti naturali, gli altri sono tutti amici. Nipoti acquisiti. Di conseguenza anche loro mi chiamano zio, per cui da qui è nato il gruppo Uncles Blues Band, il nome. Ed eventualmente come si legano comunque i rapporti tra la famiglia, ecco, e la band? Che i nostri familiari ci odiano, perché, bene, perché ogni volta che ci incontriamo con mia nipote, con mio nipote, non facciamo altro che parlare della nostra band, della musica, di provare, di suonare insieme, e quindi... Beh, ma quando la passione è forte, voglio dire, si parla alla fine solo di quello. È stato un motivo anche per essere ancora più legati di come eravamo prima, ci ha legato ancora di più. Ok, allora, mi dicevi giusto, perché i ragazzi sono tutti piccolini, mi sembra di capire. Sì. Siamo attorno ai 20 anni, se non sbaglio, giusto anche me. Tutti me. Ok, allora, dei ragazzi così giovani, come si approcciano ad uno stile che effettivamente ha delle radici molto indietro nel tempo? Com'è nata questa passione? Se ve l'ha trasmessa lo zio? Se eravate già appassionati? Diteci un po'. Diciamo, nel mio caso questa passione mi è stata trasmessa dallo zio acquisito, in questo caso, perché io sono quello fuori dalla famiglia. Però vabbè, è una cosa veramente bella, perché più suono in questo gruppo e più suono blues con questi grandi amici, più mi accorgo che il blues è alla base di tutta la musica moderna. Ed è interessantissimo vedere come si è arrivati dal blues all'evoluzione, al blues più veloce che poi è diventato rock, a quello che poi è un mondo immenso, il rock, quello che poi è il jazz e tutto il resto. E io sono veramente colpito ogni volta, appunto, proprio da ragazzo che sono curioso, quindi vedo questa cosa e rimango molto affascinato ogni volta che suoniamo. Perché poi, sì, è arrivare alle radici della musica moderna, e questa cosa mi colpisce veramente tanto. Sì, infatti ho... Una curiosità che ho io, soprattutto, volevo sapere se suonate più di uno strumento voi nel gruppo. Allora, io ne suono diversi, perché so suonare l'ukulele, la chitarra, il basso, il piano, canto, insomma sono quello strumentista pazzo del gruppo, però insomma io almeno sono... In teoria tu e da solo potresti fare la band da solo praticamente. No, però ogni tanto è bello quando ci scambiamo gli strumenti, è una cosa divertente, secondo me anche formativa. Anche facciamo questo tipo di gioco, cioè magari io mi metto la batteria, lui si mette la chitarra... No, non viene male. Forse è meglio cambiare strumento. Sì, a scambiarvi gli strumenti. Ok, e invece le donne del gruppo che ci dicono, come si rapportano a questa band prettamente maschile? Perché sennò la maggioranza siete maschietti. Com'è essere due donne insieme a questi uomini? Io dico che non c'è assolutamente vergogna nel fatto di essere in minoranza. Okay. E anzi, ci sentiamo molto molto legate, anche il fatto di io essendo appunto la prima nipote dello zio, del capo band. Quindi sì, non c'è assolutamente alcun tipo di problema, anzi ci sentiamo apprezzate, seguite. Lei è bravissima. È coccolata. Sì, poi comunque al di là di questo c'è un momento nelle prove, no, dove noi sappiamo andare anche al di là di quello che è il genere blues, quindi riusciamo a spaziare anche in altri generi, quindi attraverso lo scambio di strumenti, anche io direttamente gioco la voce dal blues, passo al rock, dal rock passo al jazz, quindi c'è davvero una conoscenza musicale che è molto ampia, quindi siamo assolutamente contenti di questo. Cosa vi aspettate da questa manifestazione? Di riuscire a vincere. Ah, quindi proprio puntate proprio in alto. Abbiamo le sperare, non costa nulla. L'idea di rapportarvi con una giuria
che c'è ma non si vede, e soprattutto di sapere il verdetto alla fine di tutta la manifestazione, come vi fa sentire? L'unica cosa vigliaccata che avete fatto in questa edizione, aspettare l'ultima edizione. È molto blues, è il nostro motto questo. L'importante è che è blues. Blues, quindi esatto. soffriremo in attesa del verdetto. È per aumentare la suspense, insomma, esatto. Così non mi cullate, state sempre. No. E allora, ragazzi, anche con voi abbiamo purtroppo terminato questa intervista, perché ci stavamo proprio divertendo. E prima di salutarvi, la mia collega Anna Maria vi consegna questo buono. È un buono per avere uno sconto ai The Cave Record, se volete registrare. Quindi, insomma, per tutte le informazioni poi telefonate e loro vi sapranno dire, ecco. Sapranno dire meglio. Allora, prima di chiudere, però, un saluto per l'Etna Blues. Quindi salutate a modo vostro. E soprattutto dovete dirci i vostri nomi prima, così ci pensate per il saluto. Allora, i vostri nomi? Enrico. Roberto. Filippo. Io non ci sono. Tommaso. Veronica. Erika. Perfetto, avete pensato al saluto? Pronti? Sì, mi ricordo una frase che ho letto in un libro, che scrisse un anonimo negro, che il blues è una sensazione d'animo, e se ce l'hai dentro vuol dire che sei nero. Questo è il nostro saluto. Bellissimo, bellissimo. E allora noi ringraziamo i The Angus Blues Band, un bocca al lupo per questa sera. E Radio Academy vi saluta e speriamo di rincontrarvi a luglio. Ci saremo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie.